Destination unknown, known. Pietroli, buonasera. Eccoci di nuovo qua con un bel video di Shogun 2, la campagna di Fall of the Samurai. Cerchiamo di dargli un bel dash, perché di metterne uno ogni 2 settimane non è il caso. Cercherò di caricarlo un po' più frequentemente, almeno uno ogni settimana. Almeno qua di Fall of the Samurai. La campagna Hojo la sto giocando, intanto nel frattempo abbiate un pochettino di pazienza che poi la caricherò, quindi non vi preoccupate. Se mi vedete un po' stanco è un po' il periodino, quindi vi chiedo scusa se magari c'è un pochettino la faccia un pochettino più tirata, ma comunque sono sempre qui a fare video, non temete. Allora, eravamo rimasti nell'ultimo capitolo che stavamo per andare a conquistare quella città nell'isolotto, per cui adesso ci accingeremo a fare la suddetta conquista. Il problema è che adesso, col fatto che comunque ancora i clan sono abbastanza sfigati, non ci saranno tante battaglie, e di questo me ne dispiace, perché comunque la facciamo al normale, non ci sono dei grandi eserciti, e quindi magari questi capitoli non saranno così tanto avvincenti. Però comunque cerco di spiegare al meglio che posso le mie scelte, le cose. Questi video qua servono anche, tra virgolette, come tutorial, perché bene o male vi spiego le scelte in funzione di cosa le faccio, e per cui spero che comunque vi siano utili. Mi raccomando, come sempre, fatemi delle domande se ne avete, perché comunque mi fa sempre piacere interagire con voi, e andiamo subito a vedere il video. Prego. Ok, c'è un clan distrutto. Chi sono? Gli Aizu. Mi spiace per loro. Sono da queste bande qua, era uno di quelli iniziali, mi sembra, se non ricordo male, Piederoli, di quelli pro-shogunati. Ok, posso anche già muovere la nave. Ok, dichiaro guerra a questo clan qua. No, non chiedo aiuto agli alleati. Ok. Ah, devo per forza venire qua. Va bene. Scherzavo, lo sapevo, così andavo direttamente qua. Vabbè, Piederoli, non fa niente. Ok. Qui continuiamo a fare un minimo di esercito. Dove ce l'ho, generale? Ce l'ho? Ce l'ho uno qua. E dove mi dai mio? Ah, li ho portati via tutti e due. Bene. Allora, tu che sei il generale adibito alla difesa del terreno franco, ti metto qua dove sto accumulando un po' di esercito, e qui intanto reclutiamo un'unità. In più vediamo se posso costruire qualcosa da qualche parte e cosa. Posso costruirmi il villaggio. Allora, meno la felicità derivante dalla modernizzazione. Quindi dopo, una volta se faccio questo, bisogna che... sto attento perché c'ho molte città. No, ne ho una poi. Che ha zero. Quindi ci vogliono 5 turni tanto. Sviluppo queste qua dietro. Tu che c'hai anche una risorsa, quindi ti sviluppo anche un'economia. Più 2% agli introiti derivanti dalle tasse. Però aspettate un attimo. A te ti ho messo a fare i cannoni. Te fai unità, tu fai unità, cioè che è meglio che sviluppo Piederoli una città che non mi fa unità. Tu mi fai un bordello di unità, faccio te, sei quello che ne fa di meno, quindi vuol dire che c'ho meno unità e meno strutture che fanno unità possibili. Allora, ho il tono un po' basso, Piederoli, di voce, però è perché quando ragiono, se gioco mentre ragiono, c'ho un pochettino il tono basso. Non è perché sono depresso, né perché sono demotivato. È un mio modo di fare. Chiedo scusa se vi dà fastidio, non so. Mi dispiace. Qui sta andando bene, adesso il giuramento di fedeltà diverso sta cominciando a calare. Buono. Modernizzazione meno 3, quindi sta molto sul cazzo la modernizzazione. Quindi dopo dovrò fare della polizia, allora industria artigianale,
scuola di artiglieria da campo, ma qui artiglieria a me non mi serve un cazzo. No, io adesso vediamo un po' le strutture che mi fanno artiglieria, quali sono, dove ce ne sono. Scuola di artiglieria da campo. Tu no, tu no, tu sì, tu no. Cioè, faccio prima fare così allora. Io posso fare cannoni, qui no. Qua in sta zona qui sì, mi può essere utile. Qua no, qua no, qui no, e qui sì. No, va bene, così va bene. Ne ho due, uno da un'estremità, uno dall'altra, che mi fa cannoni, quindi molto buono. Perché metti caso che qui voglio andarmi a conquistare due isolotti o i Chosu o i Saga qui, che c'è quell'unica regione. Almeno non devo farmi delle, diciamo, dell'artiglieria da una parte e fargli fare un viaggio di 10 km, 10 miglia per arrivare. Ok, direi che per questo turno siamo a posto. Vediamo un po' le mie influenze diplomatiche. Non ne ha risentite particolarmente. Tanto gli stavo già sul cazzo ai Marugame, quindi non è cambiato molto. L'unica che ci commerciavo anche, però vabbè. Allora, qui ci sto già in commercio. Gli unici con cui non commercio sono i miei nemici. Perfettus. Qui gli agenti li lascio qui per fare esperienza. Qui idem. Qui sono già nella nave. Dopo li tengo nell'esercito. Va bene. Passo Piedaroli. Fai vedere un attimo gli obiettivi entro quando, che non mi ricordo. Entro il 1870. Catturare mantieni 14 province. Ok, andiamo avanti. Dobbiamo parlare apertamente. Allora, ci riguardano entrambi. I Saga mi vogliono chiedere alleanza militare. Loro cosa sanno di nemici? I miei stessi nemici sono già alleati, i miei alleati, quindi va bene. Perfetto, così creiamo una bella, un bello squadrone. Okay. Sono sbarcato, adesso la nave la metto qui, che dopo, quando qui si stabilizza un po' la situazione, faccio in modo che mi riprendo i miei shishinichi e li metto qui nella nuova città. Vediamo un po' cosa posso costruire. Allora, qui niente, qua niente, qua niente, qua niente. Allora, qui ho messo a fare questo, quindi prevedendo la modernizzazione mi recluto un'unità di, che costa meno, la fanteria di leva. Ok, qui non posso fare niente. Qua niente, i soldini me li tengo quasi quasi per il prossimo turno. Mi sono calato molto, 1600. Bisogna che vada avanti a conquistare il prima possibile. Ah, perché ho costruito la nave, giustamente. Ok, vieni già qua, così almeno ho già una bella flotta. Perfetto. Bene, passiamo, Piedaroli. Il mio shinobi sale di grado, perfetto. Un shinishishishi, come cazzo si chiamano, sale di grado. Aiuto, qua c'è William Willis, un medico britannico residente in Giappone, cerca un lavoro temporaneo e sta offrendo i suoi servizi come ufficiale medico. Abbiamo bisogno, allora, abbiamo bisogno di tutto l'aiuto di cui possiamo contare in questo conflitto. Assumetelo, forse le sue conoscenze ci aiuteranno a tenere i nostri uomini in vita. Progetto in campo medico, la ricerca, più 2 di felicità in tutte le province, più 10 alla velocità di reintegro in tutte le unità. Mi sembra molto buono, Piedaroli. Assumiamolo, dai, via, siamo generosi. Ok, prossimo turno direi che siamo già lì che prendiamo la provincia nuova. Ok, proviamo a bombardare. Bombarda l'obiettivo.
Danno 94. Buono. Mi sono salite delle unità anche di livello, mi sa? No. Sì, ho preso un po' di esperienza. Cazzo via. Bene. Solo che adesso... Vuoi che non mi sono lasciato gli agenti... mi sono lasciato gli agenti sopra la nave. Vabbè, dopo li scarico. Allora... direi che faccio basta di reclutare. Clan incontrato. Tokushima. Allora... i Tokushima sono imperiali. Molto amichevole. Richiede accordo commerciale. Soddisfacente. Come no? Senza che schifo di cappello che c'hai. Ok, cosa mi dai? Delegation? Va bene. Oh, bravissimo. Vediamo di quanto ho implementato. 1007, buono. E la madonna. Sto incontrando clan su clan. Allora, aspettate. Posso farne un'altra. Di rotta commerciale. Tu c'hai anche delle cose che mi mancano? No. Tu Tatsumo, che sei abbastanza forte, c'hai delle cose che mi mancano? No. Però sei lontano, mi piace. Mi piace il tuo modo. Va bene. Richiedi accordo commerciale. Benvenuto, amico mio. Soddisfacente. Grazie, carissimo. Le vostre condizioni sono ragionevoli e oneste. Grazie. Le vostre parole. 1900, dai, si comincia a respirare. Posso farne altre? No, perché? Ah, ne posso fare ancora. Quante cazzo di rotte commerciali c'ho? Ah, questi mi sono ostili. Meglio che lasciamo perdere. Questi sono molto amichevoli. Richiedo accordo commerciale. Perfettus. 2100 a turno, benissimo. Non vedevo l'ora. Così adesso siamo un po' radanati. Ah, qui c'ho un bel più 3 adesso. Ah, ma... solo perché c'ho per 12 turni. Buono. Adesso mi devo ricordare. Allora, togliamoci questi lancieri di leva. Così ho più introiti. E togliamoci questa fanteria di leva. Dalle palle. Ok, così faccio un po'... rinsano un po' gli introiti. Qui ho più 4. C'ho 2 unità che adesso mi porto qui. Qui ho più 2. Personaggi più 1, personaggi più 2, chiarimento, giuramento di fedeltà diverso meno 5. Adesso sto salendo come un porco, però buono, va bene. Per adesso non posso costruire nulla, mi sa, tranne qua che mi aumenta gli introiti, mi aumenta la modernizzazione, ma mi sblocca uno slot di costruzione. Però bisogna che tenga bada la gente. Più 4 alla repressione. Più 6. Mi sa che mi faccio una di queste strutture il prossimo turno, Pedroni. Quindi direi che adesso passo di nuovo il turno. La mia zoccola sale di grado. Benissimo. Autunno. Meno 10 le ricchezze generate dalle fattorie. Strunzo autunno. C'è anche una delle stagioni che mi piacciono di più. Batman, la salute. Va bene, in autunno si prospera di meno. Oh, vabbè, Piedroli, cioè, è schiacciante qua. Salvataggio rapido. La faccio direttamente, dai, non sto a combatterla questa. Perso un cazzo, distrutto tutto. Ok, occupazione pacifica. Abbiamo anche la miniera di rame, a cielo aperto. Era una risorsa che avevo già? Non lo so. Però comunque sto cominciando. Le uniche due che non ho sono il cotone e i macchinari. Il resto c'è tutto grazie ai commerci. Buono. Allora, sistemiamo subito questa. Allora, portiamoci subito i miei agenti.
mettiamoli qua. Tu invece il prossimo turno vieni qui a vedere l'altra città, se so dove caspio è. Sarà qui, sarà lì circa. Nel vecchio Shogun facevano vedere dove erano le città, però qui c'è il porto e qui ci sarà, ah, è questa forse la città. Buongiorno cristianino. Ok, ogni tanto mi faccio prendere un po' dal mongolino. Oh, qui c'è già uno slot, però avevo detto Piederoli che prima volevo mettere a fare, allora, loro sono i miei alleati. Allora, qui, visto che siamo resecati, tiriamo su. Oh, in 4 turni la fortezza qua. Così mi dà più 6 la repressione, capacità di arruolamento più alto, più 10 la resistenza a bombardamenti navali. Perfetto. Ok. Con questa città vado a 2002 di introiti. Benissimo, meglio di così Piederoli si muore. Un altro turno e ho il potenziamento per le navi. Permette il porto militare, dopo faccio questa, che voglio il porto militare, perché voglio avere un po' un dominio, diciamo, marino, visto che qui è molto importante la marina. Ok, direi che posso passare il turno. Poi ho già fatto. Qua ho già fatto, non ho più rotte. No, ce ne ho ancora di rotte commerciali, la madonna. Molto amichevoli. La proposta è soddisfacente. Oh, ci sono tornato ricco, Piederoli. Ricco, ricco, ricco. Ok, andiamo avanti. Ma li moriranno tutti, Vabbè, chi il cazzo? Allora, gli faccio una controproposta, Piederoli. Fai una controfferta. Voglio un pagamento, richiedo pagamento di 5.000. Andiamo. Le nostre parole sono state pronunciate in vano. Mi dispiace per te. Figurati se io contro una monoprovincia vado a fare un trattato di pace che mi alletta così tanto. Come chiedere a un cane con una bistecca in bocca di lasciarla. Accordo commerciale sospeso con Izu. No. Tecnologia, oggetto di ricerca, scafo di rame, perfettus, la padronanza del mare parte a terra. Sante parole. Allora, vediamo un po'. Qui posso togliermi dalle balle? No. Allora, mi serve una stazione di polizia qua. Stazione di polizia, più una la repressione in questa provincia, più una il numero di cinici che posso fare, aumento la diffusione dell'influenza, buono. Andiamo di questo. Qua c'è la roccaforte, adesso dopo dovrò fare la città per dargli uno slot in più, ma adesso vedremo poi. Allora, Cagono Kameni, vieni qua. Osorreta, vediamo un pochettino qui come è messo. Molto male. No, ma non venire a inculare la provincia, brutto strunzico. Vabbè, stiamo a vedere. Tu eri quello di livello 4, molto buono, va bene. Speriamo non ce la facciano. Vabbè. Allora, c'ho 1788 e ci faccio praticamente Nugaz. Vi ho detto che faccio basta reclutare per un attimino. Vediamo come stanno tutti con quel più 2 di felicità. Sono bello che a posto. Sono proprio nella fase felice, Piederoli, adesso. Nella fase tranquilla, come la chiamo io. Direi che non posso più costruire nulla. Basta. Qui abbiamo più 2. Che comunque senza unità andrebbe, qui c'è gli eventi, più 2 sviluppo del clan, più 1, ma direi che vado bene. Controllo un attimo prima di passare la crescita delle città. Sì, senza lode, senza infame, devo fare un po' più di mercati e industrie,
solo che dopo mi aumenta troppo lo sviluppo, cioè la modernizzazione, la gente è girano i coglioni. Va bene Piederola, direi che posso passare il turno, vediamo un pochettino, qua siamo a posto, qui ho di nuovo una rotta commerciale. Vediamo un pochettino, ostili, tutti ostili. Amichevoli, proviamo. ...2008, dai. Senza lode, senza infame, tanto che, piuttosto che averla lì. Ok, Piedro, direi che possiamo passare il turno. Una nostra provincia è stata bombardata, suo. Aumento di livello di sviluppo degli Chosu. Buono. Vabbè, la sistemiamo subito. Allora, clan distrutto ai Marugame. Mi hanno inculato la provincia qua sotto, sti stronzi. Ok, allora adesso andiamo a prendere queste province qua. Visto che qui c'è tutto imperiali attorno. Allora, andiamo un po' in Satsuma, siamo super amici. Di negativo solo il nemico in comune. No, non c'è niente di negativo, tutto positivo. Saga, sono molto amichevole, perfetto. Allora, niente Piederoli, adesso allora prendiamo baracche e burattini e andiamo subito a prendere quelle due isolotte qua su. Una e una due, visto che sono ostili. Cosa sono? Shogunato, no? Sono Tsushima, vediamo un po' dove cazzo sono. Tsushima, Shogunato. Gli altri invece sono i Isola di Gota. Cazzo, è un grande l'isola di Gota? Vabbè, qualcuno sarà. Ok, prendiamo la nave. Adesso appena qui posso sbarcarmi, togliermi dalle palle, vado via. Allora, modernizzazione meno 2. Giuramento di fedeltà previsto, quindi andrei a 12. 13. Ma facciamo così. Così se c'è un minimo di ribellione le vado a sedare. E va a cagare. Tu vieni qua. Vai direttamente nella nave. Poi vediamo un pochettino. Adesso direi che vado a costruire. Allora, questa dovrebbe essere un'altra zona franca. Però io sviluppo più queste città qua. Castello. Qui siamo raggiunti anche qui. Castello ci vogliono 5832. È una madonna. Più una la repressione in questa provincia, più una la felicità in questa provincia. Aumenta la diffusione dell'influenza. Vai. Se almeno queste città non ho pericolo che mi facciano ribellioni. E crescono bene. Ok. Qui siamo a zero. Perfetto. Direi che posso passare il turno. Ma grazie allo sviluppo del clan, niente. Vediamo come siamo messi. Abbastanza bene. Allora. Niente Piederoli. Passiamo il turno. Allora, direi che per questo video è tutto, però vi offro un sondaggio, perché come visto che è una campagna interattiva, cioè vorrei sapere voi adesso, arrivati a questo punto, cosa fareste, perché comunque l'isolotto adesso è praticamente, c'è tutti i clan pro imperatore,
Gli unici clan che possono andare, che sono comunque ancora nemici, sono quegli isolotti che sono lì nella penisola dove partono gli Shimazu nell'altra campagna. Oppure vado avanti dove vado a cercare altri clan pro shogunato con cui combattere, o se no provo a tradire alcuni clan del pro imperatore. Ditemi voi, Piederoli, cosa fareste? Spero che votate e commentate in tanti. Intanto avete una settimana di tempo, uno o due, insomma, cioè. Finché non faccio il prossimo video, comunque avete tempo di votare e fatemi sapere voi cosa ne pensate, come sempre. Va bene? Prima di salutarvi, Piadaroli, però vi ricordo anche gli altri progetti inerenti a Shogun, ovvero la campagna con il clan Chosu, ambientata nell'era della caduta dei samurai, Fall of the Samurai, e la campagna con il clan Hojo, ambientata invece nel periodo Sengoku Jidai, che praticamente è lo Shogun vecchio, in buona sostanza. E in più le varie partite multigiocatore che faccio, che ogni tanto ne carico qualcuna, quelle più significative, dove posso insegnare un po' qualcosa anche a quelli un po' meno esperti. Un'altra cosa importante è la mia pagina di Facebook. Se mettete un mi piace, mi potete seguire anche lì tutto quello che carico, e anche le cavolatine varie su di me, eccetera. E poi una cosa importante è la mia mappa del canale, che vi prego di continuare ad utilizzare per vedere anche gli altri progetti, sia i nuovi iscritti che quelli vecchi che magari non hanno ancora visto qualcosa del mio canale, nei momenti di pausa tra un video e l'altro, che carico, insomma. Se vi è piaciuto il video, mettetemi un bel mi piace, così mi fate capire se com'è l'andamento di cioè com'è l'indice di gradimento dei miei video, e se mi ritenete un YouTuber valido, se mi aiutate a farmi conoscere condividendo su Facebook, Twitter, tutti i vari social network, Skype, eccetera, mi fareste un favore, ovviamente, se mi ritenete degno. Per cui per adesso vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, Piederoli!